Mario, Vittorio, Cecchi, Gori presentano. Non era il testo giusto da fare, io te l'avevo detto. Capito? Ti ci voleva una commedia brillante per rientrare in teatro, un evento comico. E invece mi sei andata a rifare un recital su Brecht. Brecht non gliene frega più un cazzo a nessuno di Brecht. Anzi, io se lo sento nominare Brecht, mi tocco anche i coglioni. Scanio, ma tu sei un poeta. Ma l'hai vista la prevendita? Zero. Zero carbonella. Io sono un teatro di 900 posti, ogni volta che apro le porte sono 4 milioni che volano via. Capisci? Io l'ho fatto per te, Marta. Che? Ah, di, sì, fra un attimo ho finito. Sì, scusi. Marta, tesoro, cosa potevo fare? Intanto non chiamarmi tesoro, visto che per te non ho nessun valore. E poi potevi fartela anche in un altro momento, la puntura. Ma... Non puoi mandare a monte uno spettacolo che sta per debuttare con quella motivazione infame, mancanza di professionalità. Nessuno può dire che non so fare il mio mestiere. E poi proprio te, abbiamo iniziato assieme e ti ricordo che io ero già Lady Macbeth e te facevi partire il registratore quando te lo ricordavi o te lo sei scordato. Cambia lavoro, Marta. E se proprio non ce la fai a stare lontano dal teatro, un posto di guardarobiera, se vuoi te lo offro io. In fondo abbiamo cominciato insieme. Oh! Te, no, Lady Macbeth! Ma guarda questa! Sapete cosa vi dico? Che il mondo è cannibale! Attaccami, ma quello di notte, aiuto! Ah, mi ha deturpata! Tu sei un sadico retrotesticolare! Sappi che René ha fatto benissimo a lasciarti, guarda come mi hai ridotto! Tu sei un violento! Piantala di starnazzare, Cleopatra! Brutta checca isterica! E tu? Adesso ti prendi un bel sedativo e zitto! Der Zauberdrachen lebte am Meer auf einem Inselparadies. Doch das ist schon. Toda a gente da legião estrangeira, entendeu? Como eu e você. Uma rede. Um par de homens em Madrid, um par em Roma, 3-4 em Toscana. Se pode fazer um bom negócio, entendeu? Anônimos assassinos. Anche donne? Claro che sì. Você sabe che la maggioria degli assassini professionali in America sono mulheres. È vera, querida? E modestamente sono una delle migliori. Ora sono in vacanza. Ma ho una regola. Se mi capita qualche buona occasione in Italia non mi tiro indietro. Mi piace lavorare qui e cazzeggiare per boutique e grandi magazzini. L'America è per gli affari. L'Italia è anche un piacere. È eccitante essere considerato un'oca. Uma oca 38 especial. Non crederà alle apparenze, spero. Io credo solo nel riposo eterno. Gliel'avrò detto mille volte a quei due di piantarla. Mi infastidite i clienti. Si chiamano Brick e Brack, sono due comici da quattro soldi. Registrano i discorsi della gente, poi li rivendono come farina loro nei cabaret. Sai proprio tutto di loro, eh? Der kleine Jackie Paper liebte den Puff so sehr und ritt auf Puff vergnügt und froh oft über Land und Meer. Oh, meno male era in casa. Oggi non trovo nessuno col cavaletta. Firmetta è sotto. Marta, tra 15 giorni è il tuo compleanno.
E vorrei che lo festeggiassimo assieme come un tempo. Tu, io, Loretta, Oscar, Brick, Brack e Rossano. Vi aspetto tutti a Camerario, località 7 Querce, martedì alle 7. Sarete miei ospiti. Ti prego, Marta, vieni. Vi prego, venite subito tutti. Alessio. Senti prima chi è, se amici parlare, se creditori tacere. Come vizio, era meno pericoloso quando ti facevi le canne. Lasciatelo dire. Sono Marta, siete in casa? È sempre il vostro numero questo. Siete? Marta chi, la donna più cazzuta d'Italia? Sì. Come te la cavi? Così, voi? Beh, noi siamo molto ricercati. E te come mai ti ricordi di noi? L'avete ricevuto l'invito ad Alessio? Alessio chi, il figlio di puttana? Proprio lui. Ma non era in galera a Singapore? Pare di no. Anzi, ci invita in un posto chiamato Camerario. Vuole festeggiare il mio compleanno tutti assieme. Non sarà uno scherzo. Ma voi non avete ricevuto una lettera per caso? Guarda un po' se fra la posta c'è una lettera di Alessio, un invito per un certo Camerario. Oggi è la giornata dei colpi di scena. Marta, zittino un attimo, per favore. Va a vedere, va a vedere. Posta! Allora? Non ci capisco nulla. Strano lo è sempre stato, ma uscirsene così con un invito per un compleanno come se lo avessimo visto l'altro ieri. Invece da quant'è che non lo vediamo? 15 anni. Sempre troppo pochi. È sotto Roma! Camerario è sotto Roma! Capirai, fra benzina, birre, foraggio, autostrada ci partono 6 o 7 caravaggi come ridere. Senti, poi io di vedere Alessio proprio... Dille che noi partiamo, e anche piuttosto alla sveltina! Oddio! Anzi, di vedere Alessio mi fa molto piacere. Stiamo già partendo, prendimi il gabardine! Sì, fa niente se non è più, stirato! Siamo costretti. Marta, non fare scherzi, vieni, sennò chi le spegne le candeline? Dai, sbrigati! Sbrigati, porca puttana! Dalla scala antincendio! Per fortuna ho parcheggiato il Testarossa sul retro! Sì? Missiva! Io l'inzigo mi credo appena rifatti, madonna! Ti prego, vieni, vi prego, venite subito. Firmato Alessio. Alessio vivo. Ma non era morto in Kenya? Non dicevano che era scappata a Nairobi con quella cantante di blues, figlia di un notabile del Camerun? Citronelle Mangas si chiamava. Che cosa romantica. Ma chi è questo Alessio? Uno che ha avuto il buon gusto di sparire quando era il momento giusto. Certo che è incredibile sentir parlare di Alessio così, dopo tanti anni. Oscar, ci credi ai segni del destino? Terra con terra, cenere con cenere, polvere con polvere. Noi affidiamo la defunta nella mano del Signore. Che Dio abbia pietà di lei. Coraggio. L'ha presa proprio male. Si sa com'era affezionato alla madre. Sì o no? Oddio, oddio! Ma lei è Loretta XL, la porno diva! Ma che dici? Sì, è proprio lei! Mitica! Ma lei sì o no? Beh sì, ho fatto anche un po' di quelle cosette. Cosette? Chiamale cosette, certi! Oh, dico! Sì!
È proprio una sorrisata quella! Oddio, non ci posso credere! Oh, dice tutti sui film! E ride proprio un sintomo averlo preso! Giù nell'Arizona, posso averla sì o no? Ah, sì, sì, mi scusi! Oh, aspetta, aspetta! C'è una macchietta fotografica al furgoncino! Lo chiudo, eh! Mi sono fatto niente! E senta, com'è che però ultimamente di filmino le va più? Non sono più una XL, ormai sono una small. Il più bello di tutti era Spoiler che ti scorpora l'Oliva. Micidiale, veramente. O anche Via Col Vento. Due volte l'ho visto, 5 contro 1. Però vince sempre lei. Fate per le poste, Lidia! Mio caro Rossano, tra 15 giorni è il compleanno di Marta e io vorrei tanto che lo festeggiassimo assieme come un tempo. Tu, io, Loretta, Oscar, Brick, Brack e Marta, naturalmente. Vi aspetto tutti a Camerario, località 7 Querce, martedì alle 7. Sarete miei ospiti. Spero in cuor mio che tu possa venire. Oh, insomma, questa è casa mia. Sei tua? Mostrami un documento che lo provi. Lo sa benissimo che non ho niente. Suo marito pensava tutto lui. Mi aveva detto che potevo starci e che nessuno mi avrebbe fatto niente di brutto finché c'era lui. Ma lui non c'è più. Siamo rimaste sole. E tu non hai niente in mano, troia. Perciò domattina, oh figlio, ti faccio cacciare via di qui a calci in culo. Mi sta facendo male, dove vuole che vada? Scusi se mi manda via così. Non me ne frega niente. In qualche fogna, in un bordello, sotto i ponti, a qualche semaforo, darla via gratis ai marocchini. Basta che ti levi dalle palle. Ma ho più di 50 bonsai qua dentro. Mi dici dove li metto? Una come te dovrebbe saperlo, no? Con permesso, signora. Signora sarà lei, testa di cazzo. Ma che gente frequenta ultimamente? Marta, Martina, tu sapessi in che bel brutto guaio terribile mi sono messa. Rossano, sono Guido. Purtroppo non ti do una bella notizia. La tua parte nello sceneggiato l'hanno data un altro. Mi dispiace, lo so quanto ci tenevi. Chiamami, così ti spiego. Ah, tua madre come sta? Spero meglio. Ciao, eh. Ci avevo messo una vita a raccogliere quei bonsai. Tieni, asciugati gli occhi. All'orto botanico saranno benissimo. Che dici, sarà cambiato? Alessio sarà sempre lo stesso. Non so davvero cosa curarmi. Ma sessualmente com'era? Etero, homo, bisex? Tutto quello che gli serviva per sopravvivere, Alessio diventava. Comunque ne raccontava di balle. E come ci cascavano tutti. Oh beh, che in America avesse frequentato Andy Warhol era vero. A me lo disse Chris. Anche Neil Simons è per questo. Che dice fosse interessatissimo a quella sua commedia, I miei più cari amici. Ma lui non vuole mai dargliela. Infatti piantò tutto e se ne andò da New York da un giorno all'altro. Chissà come sia finito a Camerario. Da uno come lui c'è da aspettarsi di tutto. Ha fatto il marinaio, il regista, il musicista, l'archeologo, lo scrittore, il ginecologo. Il figlio di puttana, che è senz'altro la cosa che gli è venuta meglio. E poi cosa successe tornato dall'America? Di colpo smise di scrivere, non gliene fregava più niente. Mandò al diavolo tutto. Il teatro, il successo, i soldi, gli interessava di più la vita. E da allora nessuno l'ha più visto né sentito. Lui era fatto così. Divino, io non ho capito però, era gay o no? No, che non lo era. Ma con chi ce l'hai? Con chi dice che lo era. Che era cosa? Lo so io che cosa. Ci sarà anche Rossano, ci hai pensato? No, sto così bene senza pensare a lui. Da quanti anni che non lo vedi? Saranno 6 anni. Ma sarei stata anche un'altra eternità senza rivederlo. Se ci ha invitati tutti ci sarà anche Oscar allora. Qual era il profumo che usava quando lavoravamo assieme? Oh, des artichauts. Un profumo molto pungente. Soltanto sentirlo nominare mi fa effetto. Fra Oscar e Rossano ci sarà proprio da divertirsi. Il mio matrimonio con Rossano è stato un vero inferno. Con sua madre in casa poi non ne parliamo. Odio puro. Invece fra loro due ci mancava poco che scopassero. Edipo in confronto era un dilettante, insomma. Edipo non me lo ricordo, era uno del giro? Mamma, ma che bello qua! Guarda là, è un gallo gigante! Sì! No! Io che dolore! Sei parte di me al battere! Rossano, ma ti pare che non ho peso, stupide coglioni, sei brutto! Stronzo! Ma non l'ho fatta apposta, c'erano le fratte, mi sono inciafragnato, mica l'ho fatta apposta, no? Oddio, una carneficina, non voglio vedere! Ma sono la Marta e la Loretta, le disgraziate! Ci sono dei visi familiari in quella specie di motoraduno, mi sbaglio? Hai sbagliato i calcoli della benzina o mi sbaglio? Stanno arrivando anche a Brick e Brack, mi sbaglio?
Se qualcuno si immaginava un'entrata trionfale in località Sette Querce, se la può anche scordare, e non mi sbaglio. Adesso sappiamo cosa fare. Eccoli finalmente, i miei più cari amici. Delizia dei miei occhi, destinatari delle mie preghiere. Marta, la capitana, in cui quantomeno si reincarna l'ammiraglio Sebastiano Venier che sgominò la flotta del Turco alla battaglia di Lepanto. Loretta, la santa, l'ineffabile Rossano, che del grande Brazzi ereditò nome e successi con l'italica femmina, Brick, con il suo passo di fulvo levriero. Brack, il timorato di Dio. E lì in fondo, il caro sofferente Oscar, circondato dalla sua variopinta corte di angeli ribelli. Beh, non dite niente? Vaffanculo, Alessio. Questo mi piace di te, Marta. La franchezza. Erano anni che sognavo di farlo. Noi andiamo, eh? Ciao! Ciao, noi andiamo. Voglio tornare a Bologna. Stai scherzando? Mi sembrano amici. Potessi io rimanere a farla castellata. Ti ero preparato una bella frase cerimoniale di antica accoglienza e tu la butti via così, come se si trattasse di un banale benvenuto. Vuoi continuare a prenderci per il culo? Non è mica semplice per me ritrovarmi davanti a voi dopo così tanto tempo, eh. Adesso stai a vedere che è colpa nostra, grandissimo stronzo. Bravo. Sentite, io vi ho invitati qui per festeggiare un compleanno, ma se preferite offendermi, fate pure. Che è, oh? Stavolta li butto giù. Cristoforo! Cristoforo! Giudizia! Sei lo sciame dei miei pensieri! Giudizia, ti amo! Giudizia! L'amor mio non muore! Ma è una follia! Il temerario sulla macchina volante lassù si chiama Ottavio. È un nostro ex fattore che, come avete sentito, ama Giuditta, la governante. Ecco, vivere in un castello offre spunti molto interessanti. E, restate e ve ne accorgerete da soli. Lotario, per gentilezza, lei si occupi di sistemare i bagagli dei nostri ospiti nelle loro stanze e telefoni al meccanico di fiducia per riparare i loro veicoli. Ho permesso. Alda, tu accompagni le signore Marta e Loretta nelle camere dei venti. Marozzi e Teodora sistemerete il signor Rossano nella camera degli specchi e i signori Brick e Brack rispettivamente nella camera dei ritratti e in quella degli enigmi. Giuditta, lei accompagnerà il signorino Oscar nella camera fatta preparare giù da basso. Oscarino, tu soffri sempre di vertigini, vero? Vorrei un bicchiere d'acqua. Eh sì, direi di sì. Ci penso io. Brava. Stanis! Ecco, ci risiamo un'altra volta. Cosa sta facendo questo qui? Stanis! 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 Piantala! Capito? Piantala! Vai in cucina! Subito! Vogliamo salire noi? E io? Oscarino, tu sii buono e aspetta Giuditta. Ma devo aspettare qui da solo io? Ci sarebbe da farci un film su Stanis. È un sordo muto di origine slava, convertito all'induismo. Purtroppo si è convinto che il suo peggior nemico, un postino di Cracovia, si sia reincarnato in un gallo. In quel gallo. Un caso umano che presto o tardi finirà in un bel arrosto. Sempre che lo pigli, naturalmente. Ma che cos'è quel raggio rosso? È il solo modo che ho per richiamare la sua attenzione quando è di spalle. Di qualsiasi cosa abbiate bisogno, c'è Alda, la mia segretaria. Alle 8 andremo a salutare mia madre, la duchessa, e poi a cena. A più tardi, allora.
duchessa madre? Ma non era orfano? Da piccolo. Fra poco porteranno i bagagli nelle vostre stanze. Volete seguirmi? Prego. Da piccolo, eh? Buona permanenza, signore. È da molto che conosce Alessio? Lavoro per lui da 3 anni. E siete... No, non siamo. Non siamo mai stati. Alessio sul lavoro è un vero gentiluomo. È cambiato molto, allora. Cos'è questa storia della duchessa madre? Credo voglia dirvelo lui stesso. Penso voglia farmi una sorpresa. Ne ha fatte così tante di sorprese che ho paura della prossima. Con permesso. Ecco, questa è la camera degli specchi. Qualsiasi cosa desideri da noi non si faccia problemi. Suoni pure il campanello. Chiamaci, capito? Chiamaci. Che razza di camera è questa? Beh, ma non sarà mica piena di fantasmi, eh? Ma quello lì chi è? Secondo me stiamo sognando. E secondo te? Questo più che un sogno ha tutta l'aria di essere una credenza emiliana del XVI-XVII secolo. Valore 25-30 milioni. I miei non avevano una lira e stavano in un cesso di casa. Io non ho una lira e sto in un cesso di loft. In un castello così però abiterei volentieri anche al cesso. È commovente come l'uomo riesca ad arrendersi al lusso senza combattere. Ma lo sai che è diventato anche più bello, Alessio? Molto fa l'argento dei capelli. Poi ha quel che di pelosetto addosso. Non ti sa di morbidoso anche a te? Loretta, non potresti aspettare un po' prima di innamorarti? Dice certe parole. Quando parli, i brividi mi salgono su per la schiena e sento tutti i morsini sui muscoli del collo. Eppure sei stata una pornodiva seria. E questo che mi significa, scusa? Che parli come una verginella in calore. Mi toglie una curiosità, ma quanti ne hai conosciuti di cazzi in vita tua? Ma dici, compresi i provini, anche se poi il film non si è fatto? Sì, basta che tu gliel'abbia visto. Così su due piedi, non so, 600, 700. 600, 700? Forse 1000, oh, non mi sono mica messa lì a contarli, eh. 600, 700. E comunque ce ne sono di buffissimi. Senti, i campanellini, come nei film. Oh. Desidera. Salve. No, mi chiedevo che fine hanno fatto gli specchi. Noi non sappiamo, signore. Siamo state assunte solo 2 giorni fa. Io so che sono al restauro. Ho sentito un dialogo strano tra la cameriera e il maggiordomo. Ma perché parli a bassa voce? Non lo so, ma anche loro parlavano a bassa voce. Sicché, l'unica cosa che possiamo dirle è che sono al restauro. Ma nessuno deve sapere niente. Cioè, non riesco a capire, ma che tipo di danni possono aver subito? Degli specchi perché non si debba saperlo? Sono diventati opachi! Signore. E stranamente, tutti nello stesso giorno. Era uno smoking. La tintoria mi ha sbagliato il lavaggio. Andava bene la camera degli specchi? Sì, sì. Il duca si dice fosse un vero maniaco. Ne aveva fatti mettere ovunque, di tutti i tipi. Quelli poi erano particolarmente interessanti. Pare che avessero delle strane proprietà. Stessa tintoria. Carini. Andiamo bene così per la duchessa madre? Benissimo. La duchessa è un tipo tutto speciale, vedrete. È stramba, ma anche molto simpatica.
Qualche problema con le camere? Altro che, nella mia per esempio non c'era neanche una donna nuda dentro il letto. Io credevo che per addormentarti tu leggessi Proust. Se proprio devo farmi venire l'emicrania, preferisco farlo scopando. Buonasera a tutti. Ecco Alessio, io vi lascio allora. Venite, la mamma è ansiosa di conoscervi. Ecco mamma, questi sono gli amici di cui ti ho tanto parlato. Marta, Loretta, Brick, Brack, Oscar e Rossano. Che significa Brick e Brack? Sono nomi d'arte, mamma. E quei due latinoamerindi sarebbero artisti. No, non sono latinoamerindi, mamma, sono di Milano. Peggio! Tutti loro sono artisti, mamma. Artisti monarchici o artisti repubblicani? Monarchici, signora. Brava! Sapere, registratore. Pensa, Oscar si è persino battuto recentemente in duello con un repubblicano che si era espresso in modo poco rispettoso verso sua maestà. Mi auguro che abbia ucciso quel verme. Abbastanza. Lei mi piace, giovanotto. Non molto alto, ma di fiero aspetto. Vecchio di merda. Lo sa che anche Vittorio Emanuele III non era molto alto. Ma adesso andate a cena e lasciatemi le mie devozioni. Sì, mamma. Buonasera. Buona devozione. Perché Frac hai detto? Esattamente, mamma. Poveretti. Tranquillo. Questa sera, per festeggiare il vostro arrivo al castello, Gilberta, la nostra impareggiabile cuoca, vi ha preparato un antico menù nobiliare. Spero che sia di vostro gradimento. Guarda, questo retro gusto di selvatico, ma lo avverti dopo il... No. Ho dato minerale. Si apre in bocca. Voi siete nuda. Grazie. Secondo me alla fine ci porta nel conto. Vabbè, poi dividiamo, no? Come? Un pieno, grazie. Il pesce mi piace, Sì, ma non capisco che pesce è. Pesce mousse. Eccoci. Vive nei tubetti. Grazie, Saverio. Lotario. Un tonno da 495 lire. Un tonnarello fresco, sembra quasi quando lo mangi di dare una boccata all'acqua, guardi, assaporarla proprio. Non ti piace la cena, Marta? Ma è pazza. No, e neppure il castello mi piace. La tua faccia non mi piace. Non c'è niente qua dentro che mi piaccia. E mi sento anche presa per il culo. Perciò o mi dici perché siamo qui, o comincio da questo simpatico piattino a spaccare tutto. Potevi colpire qualcuno, idiota! Rifando un'altra volta in giro di Dio ti faccio sparare addosso! Scusate, vi chiedo scusa, Marta. Scusami. Ma chi è? È Ottavio, lo spasimante di Giuditta. Appena abbiamo un ospite nuovo al castello, lui ci vede un nuovo rivale in amore e fa di tutto per cacciarlo via. Giuditta! Non cambiamo discorso. Direi soltanto di cambiare ambiente. Sono pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Perché ci hai invitati? L'occasione era il tuo compleanno. La verità è che avevo voglia di rivedervi. Perché? Perché per quanto strano possa sembrarvi, voi siete gli unici amici che ho. E la duchessa chi è? Non vorrai farci credere che tua madre è sul serio. È mia madre adottiva, il che fa di me l'unico erede delle sue sostanze. Tu te la sei portata a letto per convincerla. Adesso ti eccita anche lo scricchiolio dell'artrite? No, le ha fatto una pera, poi si è drogata e dopo... Che lo crediate o no, mi vuole bene e io la ricambio come posso. Tipico caso di circonvenzione d'incapace. Io gli credo perché non può essere, scusa. Senti, Loretta, tu non fai testo, scusa, eh. Oscar, tu non hai niente da chiedermi? Sì, dovrei andare in bagno perché non sto molto bene, ti dispiace. Senti, Oscar, potresti starci un attimo con la testa o non ti interessa quello che stiamo dicendo? Senti, se devo star qui col corpo ti accontento, ma lascia stare la testa. Tu credi che ti si possa perdonare quello che ci hai fatto? So benissimo di aver sbagliato, ma quello che ho fatto a voi l'ho fatto anche a me stesso. Ma così tu confessi e ti perdoni da solo, eh? No. Siamo noi che ti dobbiamo assolvere.
Ammesso che lo si voglia, brutto stronzo. Che un giorno sei entrato nella nostra vita senza che nessuno sapesse chi eri né da dove venivi. E noi ti abbiamo accolto come un amico. Così hai conosciuto le nostre storie, il nostro modo di parlare, i nostri difetti, le nostre debolezze, i sogni, gli slanci, i desideri, le cattiverie anche. Lo stare assieme senza esserne capaci, le liti continue. E tutto questo materiale prezioso gli è servito per scrivere la sua commedia. E hai avuto anche la faccia di culo di intitolarla I miei più cari amici. E a chi l'ha fatta interpretare? Ad altri attori, naturalmente. Ed è stato subito un successo. Il caso dell'anno. E noi, spettatori delle nostre vite che altri stanno recitando. Siamo noi quelli per cui tutti delirano. Noi, gli unici esclusi da tutto questo successo da mentecatti. Sarà un caso se da quel momento per noi tutte le cose hanno cominciato ad andare a rotoli? O una bizzarra coincidenza? Dai, diccelo! I soldi se ne vanno. E in quanto è successo, a volte mi domando se davvero l'ho avuto. Ma la malinconia... La malinconia di me, di vedermi ogni giorno sempre più piccino per quello che vi avevo fatto. È bella avervi qua. Così potrò chiedervi scusa guardandovi almeno negli occhi. Rossano, scusa. Brinco, Bracco, scusate. Mi spiace, Oscar. Loretta, scusa. Fa niente, tanto io conto poco. Marta. Marta, scusa. Sei proprio una grandissima testa di cazzo. E la duchessa come l'hai conosciuta? A Venezia, al casinò. Sembra una storia d'altri tempi. Io mi ero giocato persino i soldi dell'albergo. E così mi trascinavo tra i tavoli verdi, completamente imbambolato, in cerca di un'idea. Finché non capito vicino a lei. Stava perdendo alla roulette una cifra da capogiro. Mi ci siede accanto e da quel momento non sbaglia più una puntata in tutta la sera. E da quel giorno lei vive sbancando ogni tanto un casinò e io naturalmente le siedo accanto. Ne porto fortuna, capito? Evidentemente la duchessa e io assieme produciamo una specie di fenomeno elettromagnetico per cui la pallina va esattamente dove vogliono i nostri desideri. Certo, è proprio bello qua. A parte le sassate. Comunque dovrò farvi alcune raccomandazioni. Ci sono dei posti, come per esempio la chiesetta sconsacrata là, dai quali dovrete stare alla larga. E come mai? C'è un tale in affitto, un botanico. Non ha un bel carattere, nonostante si chiami Clemente. Eviteremo il botanico, non ti preoccupare. Cosa fai? Provochi? Adesso ti sistemo io. Anonymous assassinos. Thank you.
Dormito bene, Oscarino? Sì, come dentro una natura morta. Buongiorno. Questa è l'ora d'arrivare? Il pavimento del bagno è completamente ricoperto di aghi di pino. Il duca, negli ultimi tempi, non potendo andare nel bosco, si faceva portare degli aghi di pino in bagno. Ma sembra trovate di un arredatore a corto di idee e di quattrini. Poi c'è un angelo enorme che mi guarda mentre faccio i bisogni, è colmo dei colmi. C'è una scala chiocciola, pare fatta apposta, no? Ma non ci posso credere. Va bene caffè, latte e pane tostato. Lo dice lei? Se mi volete mi chiamate, se no mi chiamate meglio. Ave plebaglia e tuina. Una mela al giorno leva il medico di turno, io ne mangio tre. Martina, questo è un cerchio? Se è un cerchio, denaro. Se è una corona, successo. Una losanga, felicità e l'amore. E se si forma un segno inesplicabile, qualcosa di misterioso sta accadendo. Non ti vuoi stare un po' più a corto, no, eh? Cavallo in F3. Hai deciso di sfidarmi? Ricchino! Mio Dio, cosa hanno fatto? Buongiorno a tutti, dormito bene? Gilberta? Sono entrato in camera di Brick mentre dormiva, l'hanno messo sotto sopra, c'è tutta la stanza su quadro. Sì, venite a vedere, venite. Ma chi può essere stato? Ma cosa ne so io di chi può essere stato? Venite. Tre. Uomini e una scrofa di pelle bianca. Donne, si chiamano donne. Sì. Bisogna rassegnarsi, sono donne. Sono entrati dallo smottamento. Ti conoscevi? Sono io, che frequento certa gente. Lasciamo stare. Allora? La scrofa, donna di pelle bianca, era tutta un viferino. Uno l'ho vista appena, l'altro era grosso e esagerato. Sembrava un toro. E peloso, con cinghiale. Parlava, strano. Sembrava un brasiliano. Come Maradona. Che stata fa, malestri? Mi ha urlato. Quello grosso si è girato, ma guardata di brutto. Ehi, allora, ombra, ciao, fucile. Ho sparato due colpi. Ma cosa fai? Ma spari! Non si può fare un esempio? Io sto cominciando a cagarmi addosso. Sono stato tutta la notte alla merce di tre assassini. Un killer mi controllava mentre gli altri frugavano dappertutto. Ce l'avevo qui, dormivo. Se solo aprivo gli occhi, quello me l'avrebbe chiusi per sempre. Ma come hanno fatto a raggiungerci fin qui? Con un testa rossa è difficilissimo passare inosservato. Brack, è Brack che cura la nostra immagine. Ho telefonato a Milano. La Gaia ha detto che hanno messo sotto sopra il nostro appartamento. Ha controllato, mancano soltanto le cassette. Il resto c'è tutto. È stato il quarto uomo. Loro ci hanno seguiti e il complice ha fatto il repulisti. 500 cassette registrate, cazzo. 450 ancora da sbobinare. Non lo so. Forse allora a questo punto è il caso di chiamare la polizia. Voi che ne dite? Per dirgli che cosa? Che ci hanno portato via un repertorio fatto di conversazioni rubate? Interferenza illecita nella vita privata dei cittadini. Articolo 615 bis del codice di procedura penale. Da 6 mesi a 4 anni di reclusione. Questo che dovrei dirgli? Stai dicendo che siamo una specie di criminali? No, peggio, noi siamo due artisti senza idee. Ma porca puttana! Potevano ammazzarmi questa notte o non te ne frega un bene matto cazzo? Se vi volevano morti a quest'ora, lo eravate e amen. Hanno trovato quello che cercavano. Io non credo che abbiate niente da temere. Ah sì? E allora com'è che stamattina erano ancora qui? O forse Cristoforo ha sparato un daino di lingua portoghese? La prego di andarsene, signora. Lei è sul mio terreno. Mi scusi, non me ne ero accorta. Adesso lo sa. Mi avevano detto che lei è una persona dalla quale è meglio stare alla larga. Le hanno dato un consiglio piuttosto saggio, signora. Prego, da quella parte. Posso darle un consiglio altrettanto saggio? Si tiri sulla lampo dei pantaloni. Non si è molto autorevoli con la patta aperta. Se posso permettermi, signore, io avrei un rimedio sicuro contro l'emicrania. Sì,
Un colpo di pistola in testa, scommetto. Non è necessario arrivare a tanto. Basterà che lei cammini all'indietro per qualche minuto. All'indietro? È una tecnica che io ho appreso alla corte del re delle isole Tonga. Ah. Tonga? Tonga, signore, Tonga, Polinesia. Il re mi ha onorato della sua amicizia e mi ha rivelato alcuni segreti della medicina polinesiana. Tonga. Se non si fida, tenga. Ai 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 Irene, Irene, ai ai Irene. Ai 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 ai. Posso cortesemente chiederle se questo reggiseno è suo? E dove l'ha trovato? Al piano terra. Al piano terra? E come ci è arrivato da solo? È esattamente quello che si chiedeva il suo amico Oscar mentre lo massaggiavo con il Lasonil. Non me l'è mai successo, sia ben chiaro. È come se mi mancasse qualche cosa, che ne so. Ma se siamo in due? No, ma non è questo, no, voi non c'entrate, figurati. Non volevo, veramente sono mortificato, scusa. Ma dai, lascia perdere, lo faccio lavare. Senti, dimmi, ma perché camminavi in punta di piedi come un ladro? Se te lo dico, prometti di non prendermi in giro? Promesso. Cercavo uno specchio. Cercavi uno specchio? Mm. E perché? Una volta una signora mi disse che io dentro sono vuoto, cioè se non mi vedo non esisto. Forse aveva ragione. Giudista, ti amo! Che vergogna! Giudista, potremmo incontrarci, volendo. Ora ti piglio. Da parte, Tonic! Vieni qua. Amore mio, aiutami! Cosa fai qua? Ti godi il teatrino? Ma non potete fare niente contro quello lì. Come no? Cambiamo di continuo i vetri. In fondo lo fa per amore, no? E te? Bene. Questo posto è proprio un sogno. Io ancora non ci credo. Stavo pensando a cosa saremmo potuti essere noi due. Se il nostro bambino fosse nato a quest'ora avrebbe avuto 16 anni. Invece se n'è andato portandosi via la nostra storia d'amore. Tu hai ancora del rancore per me, eh? No. Ora poi. Sai, in un certo senso mi hai salvato la vita. Che vuoi dire? Ma niente. Credi che riusciremo a volerci un po' di bene tutti quanti? Colpita ancora. Ultime notizie, il principe Amleto denunciato dagli ambientalisti.
sopporto la simpatia che ho operato, ma io ammazzo! Faccio vedere io, stacco la carotide, faccio vedere. Ora tu dimmi che cosa sono queste! Ma non lo vedi? Ma sei fuori di testa? Voi lo sapete che roba è questa, sì? La cosa più vicina a Dio, secondo alcuni. Erano sotto il mio cuscino! Hai guardato sotto il letto, magari ci trovi la proprietaria. Non sono in vena di sentire altre battute! È in vena di urlare basta, il deficiente. Zitto tu, ti spacco la faccia! Tu sei un violento, sei un pazzo violento, ecco cosa sei! No! No, io non sono un violento, sono un moderato! E voto Pier Ferdinando Casini perché mi dà fiducia, va bene? Perché l'hai messa sotto il mio cuscino? Ma lo sapete perché mi schizzisco? Perché mi sono rifatto una vita ordinata ora! La casa, il lavoro con le donne, ognuna la sua ora! I soldi in banca, gli investimenti giusti e lei! Sta riportando... Ma che sta succedendo là fuori? Giovanotto, vada a vedere, riferisca! Pardon. È una fetta di culo! Mia madre lo diceva sempre, lei è il caos! Sua madre era più vasta di te! Ma hai detto? Allora, che sta succedendo? Stanno parlando della mamma di qualcuno. Sono i ricordi d'infanzia più rumorosi che abbia mai sentito. Puttana. Non è vero allora che è stata anche in manicomio? No, no, non è vero, no. Hai ragione, è stata in galera per quello meno della prostituzione. No, è tuo padre che è stato in galera. Io lo amo. Sì, sì, certo. E dopo quanti anni, puttana? È colpa di papà se la giustizia in Italia è lenta. E poi a me, puttana, non me lo dice più. Brutto. Dica loro di smetterla con questa casata. Puttana. Scusate, ma la duchessa dice che... Zitto te! Ma vaffanculo. Forse è il caso che tu intervenga, no? Ma basta, eh! Merda! Che basta la pagamenta! Ieri ho visto io sotto il cuscino. Quelle sono le mie mutandine. Brava, senza dirmi niente. Guarda che bel casino ha combinato. Adesso basta! Basta! Senti! Senti! Mi avete proprio rotto! Avete intenzione di spaccarmi la testa? Bene, fatelo! Ma senza di me! Io me ne vado, idioti mentecatti! Aspetta, Marco! Aspetta un cazzo! A dire il vero, volevo aspettare l'arrivo dei vostri contratti. Ma siccome c'è chi vuole andarsene, allora anticiperemo i tempi. Seguitemi per gentilezza, imbecilli d'ambo i sessi! Io non vi ho detto tutta la verità. Noi non siamo qui solo per festeggiare il compleanno di Marta. Luce, prego! Oh oh! Lotario il sipario, scusate la rima. Domani mattina, lettura a tavolino del copione. Lo stai dicendo? Quale copione? I miei più cari amici. Cosa significa? Che le mettiamo sulla commedia, ma questa volta con voi come protagonisti. Sì, non è un'idea stupendevolissima, Martina. Perché? 15 anni fa vi ho rubato qualcosa che adesso vi vorrei restituire. Auguri per le prove, signora. Grazie, notario. Ragazzi, da oggi dobbiamo tutti salvaguardare il nostro bagaglio respiratorio, mi raccomando. Giusto una lacrima, una spinta. Ecco adesso, tanti auguri per le prove. Molto gentile. Oh, che bello. Notario, avrebbe mica delle alici, alicettine salate. Ci penserò, signora. Grazie. Signorina, aveva mai pensato di fare l'attrice? Io generalmente i copioni li evidenzio sempre, una volta però li ho evidenziati col bianchetto. E cosa succede? Scena muta. A cosa brindiamo? Alla vita. Che un giorno ti fa sentire una merda e il giorno dopo ti dà la chiave della stanza delle meraviglie. Esatto, atto primo, pagina 12, praticamente sei già in parte. Ma che figlio di puttana, quasi quasi mi metto a piangere. Posso darti un bacio? Dirti di no sarebbe un crimine. Oggi è il giorno più bello della mia vita. Voglio che lo sappiate tutti. Oggi è successo qualcosa che non so che cosa sia, ma è comunque qualcosa di grande. Come se fosse nato un bambino, noi tutti ne siamo un po' i genitori. Sono proprio scemo, so. È che non avevo più pensato ai miei bonsai, poverini. Chissà dove saranno tutti i 53. Che io sono qui che piango di felicità. Fa
Fammi diventare ricco e famoso, e Arenè vecchio e bavoso. A me pieno di miliardi, Arenè nel culo, i cardi con le spine e con le foglie. A ti che me le voglie, te le levo io le voglie. Neanche una scatoletta di carne se sono da solo in casa per paura delle incognite. Le scale a chiocciola non sono mica come le altre scale. Per me poi sono dei gorghi, dei mulinelli, dei vortici che ti trascinano giù, anche se non vuoi. E mica voglio scendere da questa scala. Eppure non ne posso fare a meno, dalla prima volta che l'ho vista che lo so che l'avrei scesa. Perché non è vero che è l'assassino a tornare sul luogo del delitto. È l'assassinato che torna sempre sul luogo dove è stato ucciso. No, beh, ma non si spegnerà mica la... No, qualcuno? Aiuto, mi son perso! C'è qualcuno? Aiuto, mi son perso! Ma cos'è? Cos'è quella roba? Oh, caboia, Lotario, mi ha spaventato! Ho sentito le voci, dietro quella porta antica, come un bisbiglio, ho sentito le voci. Capitava spesso, anche al 14° duca di Camerario, ah, sì? Di sentirle. Dopo un paio di bottiglie di Don Perignon, non c'è da preoccuparsi, mi creda. Un digestivo, la rimetterà al mondo. Venga. Beh, come va? Hanno cominciato le prove. La recita va avanti, insomma, continua, si sviluppa. Bravi, bravi. Fra un'ora serviamo le limonate. Con chi dormi stanotte, Lisetta? Non so ancora, con il primo che capita. Non datela da bere, non vedete che è partita? Meno impostato, lo sa. Sono ancora qui e sono lucidissima invece. Beh, lucida no, brilla semmai. Cos'è carina? Ma perché la smetti di tormentarla? Greta tesoro ogni tanto, fatti gli affarucci tuoi. No, la virgola è prima, Greta tesoro, virgola. Io sarò sempre un tesoro, non ogni tanto. Sì, scusa, non avevo visto questo. In effetti è piccola. È come un punto con la codina. Come uno spermatozoo, sì. Beh, letto uno scopo a mettere la punteggiatura. Avete finito? Prego. Posso? Grazie. Greta tesoro? Ogni tanto, fatti gli affarucci tuoi. Non sei in grado di apprezzare il mio valore, sicché non chiamarmi tesoro, idiota. Non c'è idiota sul copione. Ce l'ho messo io, ci sta bene, no? Sì. Ah sì? Allora io ci metto cosa ti credi di essere brutta struzza? Provaci e ti infilo questa matita su per il culo. No, io non mi faccio tanto l'idiota fuori testo senza regire, ne faccio un caso personale. È al personaggio che date l'idiota, non a te, idiota. Adesso tu però li dato a me dell'idiota. È naturale, ti comporti come quell'idiota nel tuo personaggio. Tu a me dell'idiota non me lo dai, né a me né al mio personaggio, idiota. È bellissimo ritrovare il clima corroborante delle prove, un grazie a tutti. Pausa. Io non so quando i miei si accorsero che non sarei mai diventato come gli altri bambini, ma credo subito, Mio padre mi regalava sempre delle armi giocattolo per incentivarmi, povero. Io le impugnavo, ma ero così imbarazzato. Ma chi volete che spari se perdono anche le zanzare quando mi pungono? Poi un anno a Natale mi regalò un completo da sceriffo. Io presi la stella, la incollai su un nastro di raso nero di mia madre e me la legai in fronte. E voilà, era nata la Squaw Stella d'Argento. Quando si dice la predisposizione. A proposito d'Argent, non c'è ancora detto niente dei nostri benefattori. Scusa Alessio, ma noi chi ci paga? Una finanziaria che ha sede in Croazia. Grazie, Lotario. E come mai dei finanziatori croati sono così buoni con noi? L'amministratore delegato mi deve la vita, l'ho fatta troppo semplice. Semplice e difficile da verificare. Lascia! Smetti di profumarti come una puttana! A proposito, la mamma, come sta? Scusate, ma io vi saluto, sono un po' stanca, vado a dormire. E poi ti accompagno io. Vi parlerò d'amor, sulla tua bocca.
stato? Dimmi chi cazzarola è stato? Dimmi chi è stato? Chi? Questi stupidi scacchi dovrebbero finire dentro il cesso, così almeno non ci pensi più. Come si vede che non sei un giocatore. È per tuo padre, vero? Te l'ha attaccata lui la malattia. Ti insegnava a giocare, in cambio ti batteva. E tu ci stavi male. Tuo padre era una nullità, per questo aveva bisogno di batterti. E quando sei diventato bravo e finalmente potevi prenderti la rivincita, lui che cosa ha fatto? È morto. Non te l'ha mica data la soddisfazione. È morto imbattuto. E allora i casi sono due. O è lui che ancora gioca con te stando dall'altra parte, o sei tu che senza saperlo tutte le notti giochi con lui. Dammi retta, buttali nel cesso e non pensarci più. Dai che rincominciano le prove. Come va la seconda giornata di prove? Sembra bene, non c'è stato ancora nessun morto, solo un paio di feriti leggeri. Me l'hai proprio rotte, capito? Rotte! Mi correggo, i feriti sono diventati tre. Se uno è malinconico, stia in camera sua a fare i centrini, invece di rompere i maroni a quelli come me, che almeno ci provano a divertirsi. Datemi tutto ciò che è pieno di grassi animali, ho bisogno di svago e di degrado. Ma insomma, Brack, si può sapere cos'hai oggi? Si è messo in testa che lo spirito di suo padre sta giocando a scacchi con lui. Non crederete mica a queste cose. Parla quella che legge i fondi del caffè. Ma secondo me è lui che è sonnambulo. Fa tutto da solo, mossa e contromossa. Ho letto che è un caso abbastanza frequente fra i giocatori di scacchi. Da quando sono arrivato in questo castello continuano ad accadermi cose che non so spiegarmi. Berengario, terzo duca di Camerario, fu un grande scacchista. Aveva imparato quell'arte nei suoi viaggi in Oriente. Beh, se la spiegazione è che io sto giocando a scacchi col fantasma di un duca, sono molto più tranquillo. Notario, per favore, ne sono già state dette sin troppe sul castello. Diamo un senso alla giornata ricominciando a provare, eh? Rossano, pagina 17. Qualcuno recuperi Oscar, per favore. Prova in camera sua? Prova in cucina, è più facile. Io mi assento un attimo. Ecco, bravo. Così appena torna Oscar, mando qualcuno a cercare te. Come non sai dove l'hai messo? Me lo hai perso! No, sono sicurissima invece che c'è, da qualche parte. E da quale parte? Di grazia! Se non c'è una sola parte in questo stramaledetto posto che non sia in ordine, mi dici come faccio adesso a ritrovare... Ma porca puttana zozza, ma non c'è un modo di inchiavardargli le piedi queste ciabatte di merda? Ecco, così devi recitare. Chi volesse sapere quante volte è stata sbattuta oggi quella porta? 18. Fino a ora non riescono ad andare d'accordo per più di 15 minuti. Si potrebbe sostituire il pendolo con quella porta. Tu lo sai come lascio io di solito la mia camera? Sì. Puoi venire un attimino, per favore? La mamma di Rossano ripiegava gli asciugamani esattamente in quella maniera. Possibile che sia stato lui? No. Martina, ma come mai succedono queste cose strane? Ti do una mano a mettere in disordine così ti addormenti meglio. No, guarda, faccio due passi, c'è solo i nervi. Mi dispiace, non volevo. Oh, ma non ci stavamo dicendo niente di importante, sai. Ma l'ho fatto scappare, però. Sì, ma stava già andandosene, non preoccuparti. Ma chi era? Nessuno. Ci sono dei problemi? A dozzine, ma è il bello della vita, sai. Spero solo che domani le prove vadano un po' meglio. Ancora non ci siamo proprio, non c'è il clima giusto. È un gufo, Loretta. È un animale blasonato, sai. Quello là è un gufo reale. Il buongiorno si vede dal mattino. O quel profumo finisce nel cesso insieme ai suoi semini o io qui non ci rimetto più piede. Ma vaffanculo. Posso essere cretino una volta, due, ma sempre mai. E questo è il tuo difetto, non hai fiducia in te. Sapete la novità? M'avete proprio rotto. Se pensate di essere capaci solo voi a sbattere le porte, vi sbagliate di grosso.
Grazie, Lottario. Grazie, sudario. Ma lei è un vero abecedario, signore. Fine pausa, signore. Ricominciamo con la tua scena della scala chiocciolo, Scarino. Sei tranquillo, sì? Ecco, allora io magari ne approfitto un attimo per... Non specchiarti, altrimenti non c'entri la tazza. E taci. Ok. Ancora lì che ridono, li sentite? Sono lì sopra i miei compagni di scuola. Tutta la classe sta ridendo di me. Cosa stai dicendo? Nessuno sta ridendo qui. Rodolfo si chiamava. Io gli volevo molto bene. Lui aveva capito com'ero. Mi aveva dato un appuntamento alla Torre Vecchia con la scala a chiocciola. Io sono salito sopra, ma lui non c'era. Però c'erano tutti. C'era tutta la mia classe che stava ridendo di me, stava ridendo. Basta. Io questa scena non la recito! Non avevi nessun diritto di scrivere queste cose su di me! Sei un bastardo, sei! Hai capito? Te sei un maledetto bastardo! Ora ditemi che non è stato uno di voi a mettermi questa merda sotto al letto! Ma ricominci con le tue stronzate? Senti, io sto cercando di convincermi in tutti i modi che non sei stata tu, né tu, né tu, né tu, né tu! Però ragioniamo! Da quando siamo qui io sono stato l'unico ad essere bersagliato in continuazione! Già, perché noi due? Voi siete specializzati a mettervi nei guai da solo! E allora io, l'altro ieri qualcheduno ha messo in ordine la mia camera da fare schifo e non è stata nessuna delle cameriere perché te l'ho chiesto! Alessio tesoro, potresti spegnere il registratore? Non è carino sentire ridere mentre si sta parlando! È già spento, Oscar. Io sento ancora ridere. Sento ancora ridere. Mi vuoi fare diventare matto? Vuoi che diventi matto? Ma mi dite che cosa c'è qui dentro? Mi dici che cazzo c'è qui? Cioè che non ce la faremo mai a lavorare assieme. È come una maledizione. Siamo nati perdenti. E guai a chi cerca di cambiarci. Tu lo sapevi, vero? Per questo i miei più cari amici l'hai fatta fare ad altri. Sta a vedere che dopo 15 anni mi tocca persino scoprire che non eri stronzo. No, non è possibile. Non sei così buono te. Ci deve essere qualcos'altro sotto, dico bene? Cosa, Alessio? Cosa? E guardami in faccia quando ti parlo. Domani vado via. Tanto non l'ho mai festeggiato il mio compleanno. Se vai via tu, vengo via anch'io. Ero venuta per stare in compagnia, invece qua sto diventando solamente matta. Che delusione. Io dico, che delusione. Pensavo di farcela da solo e invece dovrò chiedervi aiuto, come sarebbe stato giusto fare fin dall'inizio. Io non vi ho detto tutta la verità. La ragione per cui vi ho chiamati è che non mi resta molto da vivere. Se ho fortuna un anno. Il medico che mi segue era lui l'altra notte che hai visto all'Albero Rosso. Dice che dovrei risparmiarmi. Lo farò tanto dopo. Inutile anticipare i tempi, giusto? Perciò, se ci vogliamo bene, faremo un grande spettacolo. E se no, io almeno ci avrò provato. Ora sapete tutto. Et voilà, mesdames et messieurs, rien ne va plus. Io volevo chiedervi scusa, da quando siamo qui non faccio altro che fare cretinate. Anche tu, Loretta, scusa. Sono proprio il prototipo del cretino. Bello, siamo stati un po' tutti qua. E ce n'è uno che è proprio stronzo. E nessuno sa chi è. Alessio, bambino mio, vieni qui. Ognuno di voi per scoprire tutti i vostri ciucci e tutte le vostre magagne. Dalla fortuna mia. Vediamo da chi. Allora è con Marcel che sta. Poi sospetto di conoscere queste due mascherine. Che schifo.
appoggiarle anche con voi stessi. Ma chi è questo passeggio? È un mimo, ancora canale 5. Mi perdoni, che sa? Se è il caso di interrompere il gioco. Dovrò occuparmi del signore. Perché finisce tutto in questo momento? Visto? Un po' di scherzi da prete per innervosirli e poi ci pensano loro da soli a far spettacolo. Matematico. Beh sì, il girato mi sembra buono. Buono? È una bomba. Abbiamo già materiale per 6 puntate e in ognuna c'è una trovata da erezione d'audience. Era matematico. Metti insieme un branco di falliti, falli bollire a fuoco lento, proponendogli lo spettacolo dell'anno e quando sono al dente gli dici: sapete la novità? Siete su tiro mancino, coglioni! Contenti! Il nostro Tommasi non è d'accordo. Non vorrei gettare acqua sul fuoco, ma a volte certo. Capita nei programmi di Candid Camera che le vittime reagiscano meno passivamente di quanto ci si aspetti. Ci sono delle clausole contrattuali... Ma mi dite perché io c'ho un tritaballe come delegato alla produzione? Sto soltanto dicendo che un eccesso di cattiveria... Ma noi stiamo offrendo a 6 morti di... Stiamo offrendo a 6 morti di fame la possibilità di apparire in prima serata in un programma che solo in Italia farà 12 milioni di audience. Ma pensi che si lasceranno scappare un'occasione così, quei pirla? Volevo solo ricordarti. Anch'io vorrei solo ricordarti. E invece mi tocca vederti tutti i giorni. Che cosa stanno facendo adesso? Si può vedere? Sveglia, la diretta. Ecco, questa piange. È stato bravino, Alessio. Cambia. Non c'è. Sarà il cesso. Ma lì non l'avete messo telecamere. No. Siamo dei galantuomini noi, ma che cazzo? Come fate a muovere senza che se ne accorga? Davide lì, l'esperto, comunica via via le mosse ad Alda e quando lui non è in stanza, tac! Sei bravo comunque, ci sa fare, eh? No, mi dispiace, stasera l'ha già fatto. Fatto cosa? Vedrai, è uno dei pilastri comici della serie. Mancano un altro. Bello, scattante e inutile. E adesso dove va? Gioia, soffre di insonnia. Beh, promette bene, Silvestri. Tanta guarda, fa della nostra Aldina. Confermato? Sì, domattina alle 6 sono qui. Sì, per la solita via, esatto. Qual è quella di Alessio? Quella nera senza il cestino, la microcamera è posizionata sotto il sellino. Ma cosa stai facendo? C'è Rossano fuori dalla porta, cazzo! Rossano è fuori dalla porta, sta ascoltando. Sì, tesoro, sì. Anch'io. Buonanotte, amore. Buonanotte. È andato. Non ha capito. Idiota! Bravo. Ok. Signori, si zoom. Con lui che ti sei inventato per portarlo qui? Ho fatto un discorsetto col suo fidanzatino René circa il suo futuro di ballerino nei programmi di varietà della rete. La politica aziendale pure è semplice. Anche Alessio è sotto controllo? È stata la parte più dura del contratto, ma alla fine abbiamo trovato un compromesso. Video ma non audio. Quella. La puntata si scalda, eh? Si scopano? Magari, qui ci strozziamo il gallo tutti. Cosa cazzo non darei per sentire, porca troia. È che mi sentivo sempre così tonta io. E te che invece eri in mezzo alle cose importanti. Ma se ora le cose stanno come dici, che importano più certe differenze, no? Ti farebbe piacere che ti facessi una cosa speciale questa sera? Per cosa stai? Uè, ma questo è frocio, eh. Copriti. Io proprio non ti capisco. Ho sempre fatto così con gli uomini. È che io sto attraversando un periodo un po' particolare. È per via del male, dici? No, Loretta, stavolta è per via del bene. Ah, forse non ho capito nulla. Però è bello. Mi piace anche così. Ciao. Dai, ti accompagno. Buonanotte, Loretta. Siamo diversi io e te. Io sarei per la morte in diretta e tu fai il romanticone. Non poteva certo scoparsela sapendo che è registrato. Con mia moglie certi scrupoli non se li ha fatti.
Mia moglie era una puttana, si dirà. Mentre invece Loretta è solo un ex pornostar. È vero anche questo. Comunque ascoltalo, Tomasi. Non tirare troppo la corda con i sei morti di fame. Il nostro è un programma costoso. Sbagliare sarebbe letale. La macchina è pronta, dottore. Novità culinarie, Marino? Saresti disposto a fargli anche da carta igienica, pur di compiacere con le teste di cazzo dei piani alti come Silvestri. Tu farai strada nella televisione, ma non farai la televisione. Comunque ti avverto, questo programma non è il vostro, è il mio. Quindi non farmi casini nella produzione perché ti faccio male, Tommasi. Male fisico. Alessio è sparito. Come è sparito? Che è successo? Ti facevi le seghe? Dormivi? Mi dici cosa facevi stanotte mentre Alessio era arrabbiatamente per i cazzi suoi a Ramengo? Tu sei pagato e bene per guardarli sempre questi cazzo di monitor, sempre! Non quando ti va! Idiota! Vai a letto, va, levati dai coglioni! Affogateci nel sonno, idiota, mamalucco, incompetente! Sì? Sì. La Sealda, una domanda a cosche che deve fare. Che improvvisi, cazzo! È per questo che la paghiamo, ebbene! Sentito? Piccolo principe. Sì, voi perché non vi sedete? Gradite un po' di giramento di coglioni? Che c'è? Ma cosa c'è? La porta aperta! Chiamate Clemente, un'emergenza! Svelti, forza! Marino? Marino, chiamare Clemente, è un'emergenza. Sono lieto che lei sia qui. È lei. Vorrei scusarmi per l'altro giorno. Sono stato piuttosto brusco. Lei mi cercava? No, cercava Alessio. Ah, so che è sparito. Beh, non è la prima volta che succede. Uomo interessante ma imprevedibile. Allora? Allora cosa? Accetta le mie scuse. Ma certo. Ne sono felice. Mi tolgo una curiosità. Ma quella lampo cade solo quando appaio io? Alessio? Alessio chi? Ha il momento di amnesia che la colpisce ogni due del mese. Cos'è il due del mese? Tutti i due del mese? No, solo quando cade di mercoledì. E che è mercoledì? E perché? Mercoledì 2 di giugno del 46. Gli italiani votarono per la Repubblica contro la monarchia. E perciò c'ha le crisi di amnesia. E che è amnesia? Cosa può essere successo per costringerla a partire così nel cuore della notte? Ah, Alessio non è certamente il tipo da commettere una pazzia. E se avesse avuto un appuntamento con uno specialista? Che siccome non emette fattura riceve solo la notte. Io non so che pensare, tu? Nemmeno io so che pensare, non mi sembrava che avesse nulla di strano ieri notte. Anzi, era allegro. Mi ha anche detto che stavano arrivando i vostri contratti. Ci nasconde qualcosa, qualcosa di grosso. Sotto la cintola, dici? E piantala! C'è come un segreto, io sento così. Verso del vino, signore. Acqua? Arrivederci, domani. Buon appetito, signori, a domani. Ciao. Ciao, arrivederci. Ma chi sono? Marozzi e Teodora. Ma vai. Sapete la novità? Alessio è tornato. Ah, vero, grazie. Il figlio al prodigo è tornato. Sentiamo le balle che ha da raccontarci adesso. Ti richiamo dopo, ciao. Sapete, io non vi ho detto tutta la verità. Potrebbe essere il titolo della serie. Sarebbe geniale. Allora una cazzata. Si chiamano Ernestita e Clarita.
La madre, Pascal, dopo la fine del nostro rapporto, è tornata da Haiti. Sono le mie figlie. Ma che carine, con chi stanno adesso? Con me, ma non qui però, E perché stanno con te, non con la madre? L'embargo ha creato delle grosse difficoltà alla famiglia di Pascal. Non era consigliabile che le bambine restassero a Port-au-Prince. Ma questo è vero, se lo sta inventando. Ma che cazzo ne so io di quello che combinava ad Haiti? Ma dove sono adesso le piccoline? Sono in un collegio di Losanna. Stanotte una telefonata mi ha avvertito che la più piccolina, Clarita, era stata ricoverata ad urgenza in ospedale. Allora ho perso la testa e sono partito senza avvertire. E come sta adesso? Per fortuna non era niente di grave. E così sei andato in Svizzera? Sì, e per regalo ti ho portato della cioccolata. No, quella che manca l'ho mangiata io durante il viaggio, mentre guidavo per tenermi su. E sai, il caffè purtroppo li ho bevuti e che quindi... Che stronzo. Così è anche tuo figlio ora. Di tutte le sorprese che ci hai fatto, questa è la più bella. Non ci capisco un cacchio, ma sta diventando meglio di una telenovela. Perché non ho mai conosciuto un uomo così? Bella, stringi i primi piani. Igor, stai sul tuo talino stretto. E tu, Bella, giù con la testa, che non ti vedano, eh? Notario, saremo a casa per l'ora del tè. Mi raccomando... La microcamera di Alessia è collegata. Beati gli ultimi segreti competicenti! Bella, lasciali sfilare e stringi sul saluto del comparsame. Poi di gloria che per essere deficienti, va. Andiamo, sì. Sono diversi secoli che è lì, Marta, eh. Arrivo, arrivo. Ecco, bravi, divertitevi, divertitevi. Bip, bip. Attenzione al ritorno delle frasche. Cantiamo una canzone da gita in bicicletta? Buongiorno, principe. Ecco le pillole e il caffè. Non dovrebbe berne così tanti comunque. Allora fammelo doppio. Buongiorno, principe. Buongiorno a tutti. Bravi, cantate, cantate, così vi mandiamo al Festival di Sanremo. Guarda sicuro, guarda sicuro, verso l'immensità! Mi detergo in uno specchio d'acqua. Pedalate, pedalate, cani circoncisi! È proprio scemo! Signori, che viene dalla bocca, e vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare! Lo voglio regalare! Alessio, Alessio, oddio! Ma adesso cosa è successo? È caduto. Porca puttana zozza! Scusi, principe. Porca troia! È saltato il collegamento. E ora? Zitti, zitti, per Dio! Alzami l'audio, fammi sentire cosa dicono queste teste di cani. Calmi! Si muove, guarda! Se avanti, chi addosso, fatelo respirare, dai! Calma! Non muovetelo! Se si porta male, come si fa? Tiralo su! Calma, no! Che bello, lasci lì, tiralo su! Ma non vanno mossi in questi casi! Certo! È saltato anche l'audio. E ora? Che si fa? Ora si può parlare. Clemente, che vada lui sul posto assieme a Cristoforo. Dategli walkie-talkie. Se è successo qualcosa ci avviseranno subito e se no sembreranno lì per caso. È plausibile, no? Ci spieghi finalmente questo teatrino. Ma che succede? Cosa ti serve quel microfono? Vi spiego tutto dopo. Adesso la prima cosa da fare è andare via di qua il più velocemente possibile prima che arrivino. Prendete le biciclette, sì, e seguite. È un nuovo gioco di Alessio. Ma arrivare chi è che deve arrivare? Adesso ci porta in una radura e ci dirà. Io non vi ho detto tutta la verità. Non vi ho invitati al castello per festeggiare il compleanno di Marta. Non c'è nessuna società croata, nessun contratto in arrivo. E a dir la verità non sono mai stato meglio fisicamente in vita mia. Di vero cosa c'è in tutto quello che ci hai raccontato? Niente. Niente? No, come niente? Cosa stai dicendo? Ma come vuol dire niente? Tua moglie e le bambine? Sono le figlie di un amico che ho in Africa. E allora dove sei stato ieri sera se non sei andato a trovare le bambine che non hai? Volevo tagliare la corda, piantare tutto. No, piantare che cosa? Alessio, perché ci hai invitato qui? Voglio la verità. Vi ho coinvolto in un programma di Candid Camera. Come Candid Camera? Ma cosa? Cioè? No, fammi capire. Vuol dire che qui c'è qualcuno che ci spia, che ci osserva? No, in questo momento, con la caduta che ho simulato, non ci vede e non ci sente nessuno. Ah. E in quali altri momenti ci guardano e ci sentono, di grazia? Sempre, Oscarino. Da quando avete messo piede al castello, ogni cosa che avete fatto e detto è stata vista e sentita. Oh mio Dio!
Ma io soffro di meteorismo cronico! Oh, Gesù d'amore acceso, non ti avessi mai... Oh, la Madonna! La cabina di regia è nella chiesa sconsacrata. Ma anche quando uno stava alla finestra? Anche. Ecco. Io non ci voglio neanche pensare a quello che ho fatto. Tanto io ho fatto di molto peggio davanti alle telecamere. Io l'ho fatto. No, ma non è questo, voi non c'entrate, figurati, anzi. Perché proprio noi? Per tutto quello che c'è stato fra di noi in passato. Voi eravate perfetti. E così è stato costruito un disastro personale per ciascuno di voi, per costringervi ad accettare l'invito al castello. Allora la cancellazione del mio recito? È stata decisa d'accordo con il direttore del teatro, visto che la prevendita purtroppo non andava. Mi dispiace. E i nostri tre killer? Sono attori dello stabile di Bolzano. Bene, allora questo vuol dire che le cassette sono salve. Sì, ma la perquisizione? La vostra amica Gaia è stata pagata per raccontarvi una balla. La troia. La prossima volta che ci lascia il chihuahua in custodia glielo faccio la cacciatora. Mia madre è morta, vero? Mica l'avrete ammazzata? Quella è stata una spiacevolissima coincidenza, come del resto lo sfratto di Loretta. Ma che la tua parte sia stata affidata a qualcun altro non è assolutamente vero. Oh, meno male. Non c'è mai stata nessuna parte. Ah, ma allora anche René? No, Oscar, mi dispiace. René ti ha lasciato veramente per Marcel. Lavoreranno assieme. Tutte e due hanno ricevuto una proposta di lavoro da parte di Nemo. Nemo? Nemo? C'è lui dietro tutto questo. E tu ti sei messo con Nemo dopo quello che ha fatto? Dopo che l'ha cacciato dalla compagnia? Ma te lo ricordi cosa ci ha fatto? Ma come hai fatto a tradirci così? Me lo spieghi come hai fatto? Chi era la voce che ho sentito nel sotterraneo quella notte? Allora tu ci odi per averci fatto una cosa simile? Io non ci posso credere. Tutte le balle che ci hai raccontato. Il compleanno, la commedia. Ci hai detto che stavi per morire. Io ci ho sofferto, ho pianto per questo. E la duchessa? È un'attrice. Sono tutte attori. Lei, Lotario, Stanis, Marozia, Teodora, Giuditta, Alda. Tranne Gilberta, che è la cuoca vera, e Clemente, il principe, che è il proprietario del castello, che ogni tanto affitta per produzioni cinetelevisive. E dove ha trovato i soldi per mettere insieme una cosa del genere? Non è lui che tira fuori la grana, è la Planet Europe TV. Addirittura? E ti avrà dato qualcosa in più dei soliti 30 denari, Giuda? Non mi ha dato un bel niente, mi tiene in pugno, Nemo mi ricatta. Forse si rannuvola. Perché? Che cosa hai fatto? Ho barato con le varie di professione e ho perso. Oh, finalmente una buona notizia in una giornata di notizie scandalose. E quanto hai perso? Una cifra impossibile. Il guaio è che dovevo pagarla. Con quella gente si sgarra, ti spezzano le gambe e te le infilano in gola. E che c'entra Nemo in tutto questo? È uno dei proprietari della bisca e io non lo sapevo. Ha garantito lui che avrei saldato il mio debito nel giro di 3 mesi. E in cambio, eccoci qua. E così ci hai venduti per salvarti. Complimenti, hai fatto proprio un bel lavoro, bravo. In tutto questo periodo ho continuato a chiedermi come potevo fregarlo. Sì. Ieri ho pensato che l'unica da tagliare la corda. Buona Poi idea. Ho capito che non potevo abbandonarlo a lui e sono tornato indietro. È la prima volta che vedo un figlio di puttana fulminato sulla via di Damasco. Noi facciamo a meno della tua protezione. Non ce la farete mai senza di me. Sì, ma guarda che a noi non ci minaccia nessuno. Esatto. Ci hanno solo presi per il culo. E tutto questo grazie a te. Sentite, io voglio aiutarvi a ribaltare la situazione. Lo capite? Io voglio il trionfo delle vittime. Se per questo basta non firmargli l'autorizzazione per la messa in onda. E Nemo se lo prende nel suo bel culone flaccido. Ma non è solo questo, Brack. Qua non si tratta più di televisione. Nemo è qualcosa d'altro. È il brutto incontro che almeno una volta ti capita nella vita di fare. E siccome il suo divertimento è quello di giocare a far star male la gente, facciamolo giocare, ma a modo nostro però. Cioè? The show must go. Esatto. Lo spettacolo deve continuare. Ma se Nemo capisce che ci hai raccontato tutto, ti farà spezzare le gambe. A questo penseremo dopo. Ho dei gran brutti presentimenti. Shh. Che c'è? Come non ci sono più? Che significa non ci sono più? Passo! Significa che non sono qui. Non ci sono. Passo. E dove cazzo sono? Passo! Ma io che cazzo ne so? Scusi, principe. Vuole che ricerchiamo ancora? Sarà meglio per te, deficiente. Passo e chiudo. Mi venisse un canchero, bestia. Scusi, principe. Ma cosa cazzo fate voi? Me lo dite lì, eh? La merenda? Siete in libera uscita? Vi hanno dato il rompete le righe? Hanno aperto le gabbie? Che cazzo fate? Dai, tutti dentro, dentro! Correre, correre! Che il moto fa bene! Oh, ma mi dici dove andiamo? Un'altra guerra contro il nemico, non mi piace per niente, non mi piace. Cosa sta succedendo? Sì, ma cosa? Adesso vi spiego tutto.
Niente neanche al vascone. Andiamo alle vecchie scuderie. Passa e chiudo. Vieni dove sai, subito. Stronzo. Ci avete dato delle bici di merda, ecco la verità. Su 7-3 hanno forate e a me si sono rotti i freni. La telecamera è saltata per via dell'incidente e il microfono l'hanno staccato loro nel tirarmi su. E perché Cristoforo e Clemente non riuscivano più a trovarti? Eri intontito, loro non conoscono i sentieri, ne hanno preso uno sbagliato e ci siamo persi. Non ti credo, tu sei un traditore nato, sei. Ma non ti basta, Nemo, quello che sto facendo? Li tieni in pugno, ma cosa vuoi di più? Ma tu hai rischiato di farmi saltare tutto per aria, hai rischiato! E poi... Poi come mai non hai neanche un segno, sul tuo bel faccino? Ho la pelle dura. Guarda che io ce l'ho più dura di te. E sono anche più cattivo. Non è questo il momento di misurare la nostra cattiveria. Stai attento a quello che fai, perché io te le faccio pagare tutte insieme questa volta. Io ti faccio ammazzare come un cane. Lo sai che non aspettano altro quelli. Aiuto! Aiuto! Oddio, Oscar! Ma come c'è finito lassù? Soffre anche di vertigini! Oddio! Posso chiederle che cosa sta facendo su quest'albero, signore? Una belva! Un grosso animale allora? Malinteso! Rossano, che palle! Che palle! Mi dà fastidio, va bene? Mi dà fastidio essere giudicato per delle cose che ho fatto anni fa! La gente cambia, va bene? Cambia! Allora, ho fatto una domanda, voglio una risposta! Allora, mi metto qui seduto, tranquillo e placido, ma voglio una risposta! Ma che sta succedendo? Boh, Oscar e su un albero stanno correndo tutti verso il parco! Quel rompicoglioni! Non appena sente Enrica in testa se la squaglia subito! Io me ne frego di quello che fa Oscar! Sta su un albero e ci restasse! Non avete ancora risposto alla mia domanda! E non abbiamo intenzione di rispondere! Perché? Cosa sta succedendo, Oscar? Scenda, signore! La prego, ma come scenda? Ma fatemi scendere voi, non sono mica Tarzan, eh? 125, 160, cazzo, devo mangiare meno salato. Eccomi! Allora? C'è Oscar intrappolato sopra un albero. Vado io? No, troppo rischioso. Vabbè. Poi qui c'è qualcosa di più interessante. Voi uno alla volta avete tentato tutti di farmi fuori. Sei così bravo a farti fuori da solo che non hai bisogno dell'aiuto di nessuno. Sì, io sarò anche bravo a farmi fuori da solo, ma voi una persona l'avete fatta fuori sul serio. E tu sai di cosa parlo? Stai zitto! C'eri anche tu! Sam, tu non sai cosa stai facendo. Stai zitto! Ti fa paura la verità, eh? Cos'è? C'è forse qualcuno che ci ascolta? Perché c'eri anche tu quella sera, ricordi, sì? Vuoi andare fino in fondo? Allora parlo io! Che cazzo succede? Che cazzo succede adesso? Perché non sento più nulla? Ridammi questo cazzo di audio. Ma che tecnici di merda siete qualsiasi qui? Qualsiasi cosa sia, è talmente privata che non potremo mai utilizzarla. Ma che cazzo me ne frega, Tommasi! Così, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Bravo, signore. Ha visto che ce l'abbiamo fatta a scendere. Fila a Castello di Corsa, vai a vedere cosa succede nella camera della mignotta più giovane. Vai, di corsa, vai. Ma scoprire che? Quello che dicono, pirla. Voglio sapere tutto. Voglio sapere tutto. Zitti tutti. E comunque io di questa storia non ne voglio sentir parlare mai più. Di cosa non voglio più sentir parlare? Di cosa non vuol più sentir parlare? Di che cazzo non vuol più sentir parlare? Bella. Guarda. Guarda che donna, guarda. Dov'è? Eccola. Bella.
sinistra e poi oltre il secondo arco a destra. E in fondo là c'è la porta. È là che ho sentito le voci quella sera. E lì infatti c'è la cabina di vigilia. Che razza di passaggio? Tutto più di ragno di Dio. C'è solo la chiesa. Niente da fare, l'unica è procurarsi la chiesa. E chi ce l'ha? Clemente, il legittimo proprietario. Ho capito, allora Dio sorpreso. Ci penso io, che mi venga un colpo se non riesco a farmi dare la chiave da quello lì. C'è qualcosa che io ignoro? Quella lampo che cade ogni volta che mi vede vorrà pure dir qualcosa. Solo la macelleria poteva... Damis! Damis! Cosa fai? Gilberta, fammi controllare la fattura. Ah, va bene. Sono arrivati i vostri contratti. Oh, finalmente! I contratti, eccoli qua. E tu non sei contento? Perché adesso aveva ragione. Eh sì, sono arrivati. Rossano, Alda ti ha fatto una domanda. Guarda, Oscar. Ha fatto una domanda. Sì, no, seguivo alcuni pensieri. No, no, bene, bene. Stanis! Non si capisce un cazzo di quella notte. No. Allora? Va bene. Scusate, ho un terribile mal di testa, deve essere forte. È come un vuoto? Sì. Beh, per te è normale. Ma va, fa un buco. Alda, per favore, mi faccia la cortesia, mi prenda gli occhiali su in camera. Sì. Faccia anche la telefonata che sta. Certo. Ah, sì, questo è tuo. Ah, grazie. Chi mi fa a posto? Aia. Faccio vedere la spada nella roccia. Non doveva esserci la regia qua. Allora, hai detto che era qui o no? C'era qui adesso dove cazzo è? C'era qui dove cazzo è? Capire cos'è successo. Te lo dico io cos'è successo, brutto figlio di puttana. Che te l'abbiamo messo nel culo, stronzo! Allora, pronti con le telecamere esterne? Aspettate il via per i fuochi d'artificio. Siamo pronti per il gran finale. Passo. Sei stato tu. Tu hai detto a Nemo che saremmo venuti qua. Ci hai tradito ancora una volta. Non l'ho tradito. Lo pestano! Cazzo se gliene danno di brutto, eh? Erano 15 anni che aspettavo sto momento. Eccoli lì, tre coglioni che menano una testa di cazzo. Sì, però adesso basta, Nemo, tagliamo qui. Si sta mettendo male, io non voglio avere guai. Devo dire i coglioni, Tommasi, lo sai che mi stessi i coglioni, tu? Ma non vedi che sono tre pirla che non sono capace neanche di farci male? Ma che culo di persona che si fidano di lei, eh?
Londoli, va! Lillo, fermalo! Torì, torì! C'hai un bambino, mica cosa ti aveva fatto? Agli altri, tieni! Fatta fare agli altri, eh? 15 anni che ti voglio prendere a casa! Lasciatelo stare! 15 anni che... Lasciatelo stare! Sono stato io che ho avvisato Nemo! Ma che cazzo fa? Glielo dice! Tu, Oscar... Oscar, perché? Dimmelo, Oscar, perché? Nemo mi ha promesso che avrebbe annullato il contratto di René Marcel. Stronzo! E tu in cambio ci hai venduto a lui? Per una promessa che quello stronzo non manterrà mai? Oscar, come hai potuto? Come hai potuto tradirci così? Diccelo, come? Tu e il tuo stramaledetto René. No, Marta, no, no! Cazzo fai? Ah! Volevi la morte in diretta? Beh, adesso l'hai avuta. Questa è la tua fine, stronzo. No! Pronto? Monica? Sono Tommasi. Mi passi immediatamente Silvestri, urgente. È morto. Non è successo niente. Ma come non è successo niente? Non è successo niente. Oscar è morto. E chi se ne frega? Che cazzo gliene frega? Che cazzo ce ne frega? Che cazzo gliene frega loro della morte di un attore? Loro che per far ascolto convincono la gente a vendere persino il proprio dolore! Ma tu hai fatto bene, sai, Marta? Hai fatto bene. Perché hai liberato il mondo da un cane. Perché in fondo il nostro Oscar come attore era proprio un cane. È vero sì o no che era un cane, Oscar? Rispondi, Oscar. Rispondi, Oscarino. Care, sarai tu. Ti ho fatto una scena che neanche Al Pacino in Carlitos Way moriva così. Va che ragaglie! Devo dire che il vostro Oscar è un grande attore. Eravamo tutti convinti che vi volesse tradire sul serio, invece l'avevate mandato voi. Le confesso che alla Planet Europe nessuno si aspettava un risultato così sorprendente. Involontariamente Nemo ha realizzato un grande evento per la TV. Non si potrà certo dire che il piccolo ictus che disgraziatamente l'ha colpito sia stato dovuto al modo, vogliamo definirlo, un po' violento con cui la situazione è stata rovesciata. Assolutamente no. Che prima o poi dovesse capitargli qualcosa era prevedibile. Pressione alta, vero? Beh, diciamo che i temperamenti emotivi spesso semplificano le vendette. Appunto. I suoi amici non ci daranno problemi nel firmare le liberatorie, no? E lei, niente in contrario se festeggiamo come erano i piani compleanno di Marta? Penseremo di utilizzare anche i vostri attori. In fondo siamo tutta gente di spettacolo. Ne sarei lieto. Riprenderemo la festa e sarà l'happy ending più degno. Questo è per l'album di famiglia. Sei stato bravissimo. Sai, amore, molto carino il teatrino che c'è nel tuo castello. È da Natale 57 che non ci resta più nessuno. Ti piace Brecht? Beh, insomma, mi ha sempre fatto dormire, comunque. Dipende da chi lo interpreta, no? Tu? Sì! Sarebbe meraviglioso.
Un fotografo, ti prego. Qua sarà un trionfo d'immagine. Jeez. Rossana. Un'altra, ti prego. Affidata la storia a io. Per gentilezza. No, no, il croissant adesso non è infatti. Ma tu studi o lavori? Medico, uno dei tanti medici disoccupati oggi in Italia. Faccio l'attore e il mimo per vivere. Il pizzetto è tuo o posticcio? Questo qui, proprio questo è mio. Ma lo taglieresti? E tu un po'? Sarà durissimo insegnargli a vivere e anche mantenere il punto vita. Dai, ma lo sa che lei è proprio brava a ballare il twist. In questo caso dai. C'è un principe. Un principe vero. Lo sono altro, un principe vero. Che voi nel rutilante mondo dello spettacolo si vede occhio nudo che avete talento. E se invece andassimo tutti e quattro a letto assieme? E perché? Perché siete stanche? Per fare un anonimo assassino studio juntos, eh? Perché mi eviti? Per non prenderti a sberle. Guarda che puoi farlo se vuoi. Lascia perdere per quello che mi importa. Se serve qualcosa, mi importa molto di te. Mi sono licenziata da Tiro Mancino. E adesso cosa farei? E tu continuerai a fare il gigolo? No, non mi licenzio da tutte quelle signore. Che farai? Non lo so. Potremmo farlo assieme, non ti pare? Ciao, una foto. C'è qualcosa che non va? No. Allora, se va tutto bene, perché non saliamo in camera mia e diamo una mescolatina ai nostri odori? Perché sono stanca adesso di immaginarti e basta. Sei molto bella stanotte. Venite, stanno cominciando i fuochi! I fuochi! Il trionfo della pirotecnica, mi prego! Ti prego, no! Ti prego, sì! Sì! Sono passati molti mesi da quando vi ho lasciato per mettere un po' di distanza fra me e chi mi sta cercando. Ma in un modo o nell'altro riesco sempre ad avere vostre notizie. So dunque che il principe Clemente è diventato l'impresario dei miei più cari amici e che la vecchia commedia con la regia di Marte e la vostra interpretazione sta avendo un successo di gran lunga superiore all'edizione precedente. Il nostro incontro ha dunque prodotto qualcosa di buono. E mi sento di poter dire che questo non sia successo casualmente. So che oggi festeggiate la centesima replica dello spettacolo ed è per questo che ho voluto essere con voi. E scena! Forza, il teatro è pieno zipillo, te lo dicevo! Merda! Un vagone di merda a tutti!
con questa lettera nel teatro di Ascanio, dove questa storia è cominciata, e sentire assieme a voi gli applausi del pubblico, il cui suono non è poi così diverso da quello del vento sulle lamiere di una vecchia nave o del battito di ali dei gabbiani che ci seguono. Io sto andando a Patua Kali, nel golfo del Bengala, alle foci del Gange. Non so bene per quale ragione. Forse solo perché mi sono convinto che in un luogo dal nome così magico non possano che accadere cose meravigliose. Del resto non ho mai saputo quale fosse il progetto della mia vita e ho sempre vissuto in compagnia dei giorni, facendo qua e là qualche danno agli altri e a me stesso, ma fortunatamente riuscendo quasi sempre ad aggiustare le cose, magari dopo 15 anni. Ecco, questo volevo dire. Del giorno del Signore XYZ, da bordo del cargo Good Luck, a voi che sarete per sempre i miei più cari amici. Alessio.